Piccoli, benvenuto a Mantova. Tanti temi trattati durante la conferenza. Una delle parole chiave è stato equilibrio finanziario e cercare di far correre il più possibile il Mantova per arrivare ai livelli a cui deve ambire. Si parte da qui con il suo ingresso in società. Sì, come ti ho detto prima, è chiaro a tutti che le ambizioni di Mantova devono essere sicuramente migliori rispetto al risultato dell'anno scorso. L'impegno mio e quello del club è quello comunque di creare un progetto nuovo che riesca ad avere, diciamo, gli strumenti finanziari di solidità per autosostenersi e poter investire per raggiungere sicuramente risultati ambiziosi più importanti. Ecco, diciamo equilibrio finanziario, soldi eventualmente da reinvestire, perché poi si parla sempre alla fine del rettangolo verde, obiettivi dal punto di vista sportivi. Beh, l'obiettivo per quest'anno sicuramente deve essere migliore rispetto a quello dell'anno scorso, per cui, come più volte è stato anticipato, l'obiettivo è quello di alzare l'asticella. Penso che con l'ingresso del mister nuovo e del suo staff, che sono persone molto competenti della squadra che sta nascendo, l'obiettivo sono fare ugualmente positivo che possa essere raggiunto. Si parla anche del suo rapporto con Maurizio Setti, che immaginiamo sia stata una anche delle motivazioni per cui lei è arrivata a Mantova. Ci ha raccontato di altre squadre, diciamo, a cui lei era interessato per iniziare una nuova avventura. Ha parlato anche di un futuro eventualmente tra qualche anno anche senza Maurizio Setti, quindi si diceva si ragiona anche eventualmente da socio di maggioranza. Ma allora, il progetto è a lunga gettata, è a lungo termine, per cui non ci precludiamo nulla. L'obiettivo adesso è quello di iniziare a lavorare, iniziare a fare le cose che bisogna fare. Poi quello che riserverà il futuro lo vedremo. Chiaro che io sono convinto che una persona di esperienza al mio fianco, soprattutto sulla parte sportiva, come quella di Maurizio Setti, possa essere solo che di aiuto a me, alla società e alla piazza. Guardando al futuro, ultima cosa che le chiedo, il discorso stadio, lei diceva bisogna fare un ragionamento, anche se magari è un po' prematuro, ma se l'obiettivo della società è quello di crescere sotto tutti gli aspetti, quello è un elemento che non può essere trascurato. Lì usciamo un po' da quello che è la competenza mia del Mantova. È chiaro che, come giustamente hai detto tu, se poniamo l'obiettivo di essere ambiziosi, di crescere, di strutturare un club finanziariamente sostenibile, prima o poi da lì bisogna passarci. Oggi la situazione è una situazione critica che va affrontata, prima o poi va affrontata e la affronteremo nelle dovute maniere.